A poche ore dallo sciopero indetto dai benzinai, che determinerà purtroppo un ulteriore rialzo del costo dei carburanti, siamo a richiedere come mai la Presidente del Consiglio non ha ritenuto di dover dare disponibilità alla nostra richiesta che venisse a riferire in aula, richiesta che è stata formulata in questa sede. E aggiungo, Presidente, che nel corso dell'ultima conferenza dei Capigruppo, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha anche richiesto che la Presidente venisse a rispondere alle interrogazioni ex articolo 135 bis del Regolamento. Ha ritenuto di non dover dare disponibilità anche a venire a rispondere al question time. Allora io vorrei chiedere, Presidente, tramite lei, alla Presidente del Consiglio, visto che si è recata presso il Presidente della Camera per parlare di ristabilire la centralità del Parlamento. Come questo Parlamento deve interloquire con la Presidente del Consiglio, leggendogli la sua agendina, leggendo gli appunti di Giorgia, vedendo le sue dirette Facebook, le sue conferenze stampa? È questa la sede con cui la Presidente del Consiglio deve confrontarsi con il Parlamento e quindi con i cittadini italiani su un tema importantissimo che riguarda tutte le famiglie italiane che già fanno i conti con il calo del suo potere d'acquisto. Quindi, Presidente, siamo a richiedere se la Premier non intenda venire a riferire in aula e se intenda venire a rispondere al question time come prevede il nostro regolamento e come da richiesta che questo gruppo parlamentare ha già formulato in sede di conferenza dei Capigruppo. Grazie.